Intanto buongiorno a tutti. Abbiamo un po' di ritardo, ma ancora le classi stanno arrivando, intanto però cominciamo e se arriveranno i ritardatari si accomoderanno senza interrompere questo appuntamento che comincia a iniziare. Come sindaco di Cento ho il piacere di dare a tutti voi il benvenuto, soprattutto di dare il benvenuto a Mica White, che oggi ci onora della sua presenza. Questo è uno degli appuntamenti di questo debutto centese del Festival Internazionale. Abbiamo iniziato ieri sera con un appuntamento davvero interessantissimo sui fotoreportage in scenari di guerra e sulla loro effettiva attendibilità. Si è ragionato con un fotoreporter professionista di come anche in buona fede i tecnici e i professionisti dell'informazione aggiustano le foto per renderle più aderenti a ciò che il pubblico si aspetta e come a volte gli editori fanno scelte al confine dell'eticamente difendibile per rendere più efficace la comunicazione e anche avere un maggiore appeal nelle vendite. È stato un lavoro molto interessante perché ha preso le mosse da una provocazione culturale fatta da un artista centese 30 anni fa che realizzò un falso fotoreportage di guerra per denunciare al mondo della fotografia i rischi di una mistificazione attraverso le immagini. Negli anni 70 il dibattito del giornalismo diceva che le foto valgono più delle parole e Bruno Vidoni, centese, fotografo entrato nella storia della fotografia internazionale, volle dimostrare che tanto le parole quanto le fotografie possono dare messaggi distorti. Ieri sera ne abbiamo parlato con grande interesse, oggi cambiamo decisamente argomento, ma parliamo sempre di come rendere un po' migliore questo nostro mondo. Ieri dicevamo come renderlo migliore attraverso una comunicazione più efficace, oggi ragioniamo di come renderlo migliore attraverso una rivoluzione culturale che può passare proprio attraverso il ruolo dell'informazione, di un nuovo modo di fare informazione. Devo ringraziare tutta la struttura del Comune per aver reso possibile questa serie di appuntamenti, ma soprattutto devo ringraziare la rivista Internazionale, che è un punto di riferimento non solo a livello nazionale, per avere accettato questa nuova partnership con Cento, che sinceramente mi onora e credo sia per la nostra città una grande opportunità. Anche per voi assistere a un appuntamento di questo livello con un ospite che è famoso nel mondo per quello che rappresenta, credo sia una grande occasione di arricchimento e di crescita personale. Quindi non voglio annoiarvi perché siamo tutti qui per sentire White. Lascio il microfono all'assessore per la moderazione di rito e mi accomodo per ascoltarlo. Buona lezione di Internazionale a tutti. Grazie sindaco. Buongiorno a tutti. Con grande piacere vi do il benvenuto a questa iniziativa che credo davvero possa coinvolgere ed essere significativa per tutti i ragazzi delle scuole che hanno partecipato e per tutta la cittadinanza. Do il benvenuto in particolare al Liceo Cevolani, alle Ipsia Fratelli Taddia e all'ISIT qui presenti. Vi leggo una breve biografia di Mica White, che sicuramente voi conoscete già, ma insomma per esordire. Mica White è un attivista statunitense fra i fondatori del movimento Occupy Wall Street, è stato direttore della rivista canadese Adbusters, che si occupa di media attivismo e di critica al sistema capitalistico. Ha fondato un'agenzia di consulenza specializzata nei movimenti di protesta sociale che realizza campagne per organizzazioni non profit e associazioni. Ha una column nel quotidiano britannico The Guardian ed è famoso per aver coniato il termine click activism per definire quella forma di attivismo
online basato sul firmare petizioni tramite internet che, a suo avviso, depotenzia le possibilità di cambiamento dal basso. Ecco, grazie. Quindi io partirei lasciando parlare Mihawai partendo proprio dalla prima domanda che è data dal titolo del nostro incontro di oggi: come cambiare il mondo attraverso i media. Grazie. Thank you very much. It's wonderful to be here. We flew in from the Oregon coast, which so is a very long flight. This is my first time in Italy, and I'm very excited to talk to you guys. The main message that I want to get across is that everyone here should be very excited about their future. This is one of the greatest moments in human history because we're in a moment of great social change, a potential for great social change. Grazie anzitutto, è fantastico essere qui con voi. Abbiamo fatto un lungo viaggio dalla costa dell'Oregon per venire qui, e è la prima volta che vengo in Italia e sono emozionatissimo di essere qui. Il messaggio principale che vorrei trasmettere oggi è che tutti voi dovreste essere eccitati, emozionati pensando al vostro futuro, perché stiamo vivendo in un momento grandioso della storia, perché c'è un enorme potenziale per cambiamenti sociali. So there's three factors for that are driving this moment of historical change. There's on the one hand the ecological crisis that we are now living through. There's the financial crisis that we are all living through right now. And there's also the spiritual crisis, a kind of cultural crisis that's happening in the West. And these three factors are combining to breed a kind of situation of social unrest and social possibility. Things can go in lots of different directions. We could have a very different future. And so it's an exciting moment because you have an opportunity to push things either, you know, this way or that way. Ci sono fondamentalmente tre fattori che contribuiscono a rendere questo momento un momento storico. Il primo è un processo ecologico, il secondo è un processo finanziario, il terzo è un processo spirituale, culturale che stanno avvenendo in Occidente, e tutti e tre messi assieme possono creare quindi una certa... un certo ribollire sociale, un certo cambiamento, e noi possiamo quindi creare un futuro molto diverso. Dobbiamo decidere, abbiamo l'opportunità di dare una forma al futuro. And youth in particular have a very important role to play, and so that's what's so exciting about being a high school student right now, is that if you're a youth right now, you have a disproportionate power. You have the ability to change political reality in ways that you wouldn't have if you had been born 10 years ago. So we're in this kind of exciting moment where youth in particular and internet-enabled youth have a political potential. And that's mainly what I want to talk about today, is what is the political potential of youth and how to use information to change the world. E penso che in tutto questo i giovani possano svolgere un ruolo particolarmente importante. Ecco perché sono emozionato dal fatto di poter parlare con degli studenti di scuola superiore qui, perché i giovani oggi hanno un potere sproporzionato e potete veramente modificare la scena politica in maniera tale che non avreste potuto se foste nati appena 10 anni prima. E soprattutto i giovani che hanno accesso a internet possono esercitare un ruolo politico veramente potente, e io di questo vorrei parlare oggi: come possiamo cambiare il futuro. Okay, so I'm going to explain the kind of conceptual ideas behind how we created Occupy Wall Street, and then we'll kind of talk about how you can create the next social movement. So the first thing to talk about is, what is information? There's lots of kinds of information. There's facts, there's opinions, there's predictions, there's descriptions, there's explanations. And the thing that connects all of these different kinds of information together is that it creates an internal world in our mind. It creates a picture of reality inside of our heads, right? Even if we've never been to Africa,
we are informed, we receive information about what Africa is like, and we create an image in our minds, and it limits or it creates the horizon of our imagination. Vorrei cominciare parlando dell'idea concettuale che sta alla base di Occupy Wall Street, che noi abbiamo fondato, e poi vorrei spiegare come si può creare un nuovo movimento sociale. Che cos'è l'informazione? Anzitutto, l'informazione sono tante cose, fatti, descrizioni, tante cose che messe tutte assieme creano delle immagini, una rete nella nostra mente. E per esempio, se anche non siamo mai stati in Africa, noi riceviamo informazioni sull'Africa, abbiamo quindi un'idea di che cosa sia. We call this our mental environment. So, just like there's a physical environment, which is the world that we live in, there's also a mental environment, which is the internal world that we inhabit. And the kind of activism that we want to do is activism that targets our mental environment, activism that targets our imagination. So information is, it's not, the kind of information that we want to use isn't just the facts. It's the kind of, it's the information that creates our imagination of what is possible and what is real and how the past and the future can be. These are all stories that are told to us and that we have a role in, that we create. E noi chiamiamo tutto questo l'ambiente mentale. C'è un ambiente fisico, naturalmente, il mondo in cui viviamo, ma c'è anche un ambiente mentale dentro di noi. E il tipo di attivismo che noi vogliamo è un attivismo che ha come obiettivo proprio questo ambiente mentale, la nostra immaginazione. Le informazioni che noi vogliamo utilizzare non sono solamente fatti, ma informazioni che possano creare immaginazione e che ci possano far riflettere su ciò che è possibile e ciò che noi possiamo creare. So information is a weapon. It's a weapon in the war of imagination. And if you want to change the world, then you need to target people's imagination and their ideas of what is possible in the world. This is what we did with Occupy Wall Street. Before the movement started, most people believed that it was impossible to influence American democracy, that it was basically pointless. There was really no activism in America for about 10 years after the collapse of the anti-war movement. And if you look at the imagery that we produced and the writing that we produced that launched the movement, it was all very much like a dreamscape. It was stories, it was a surreal picture of a ballerina on top of a bull. It had nothing to do with facts, but instead was a kind of imaginary story of what the future could hold. And that's what captured people's imaginations and got them excited. Quindi l'informazione è un'arma e se vogliamo cambiare il mondo dobbiamo avere per obiettivo, per bersaglio, l'immaginazione con ciò che è possibile fare. Ed è così che noi abbiamo dato vita a Occupy Wall Street. Prima di noi moltissimi in America pensavano che sarebbe stato impossibile influire sulla democrazia degli Stati Uniti e di fatto non avevamo avuto alcuna forma di attivismo per 10 anni. Tutto quello che abbiamo fatto all'inizio sembrava effettivamente il prodotto di un sogno, non qualcosa di realistico. Delle storie, storie su ciò che avremmo potuto fare e questo ha emozionato la gente. Of all the kinds of information there are in the world, I think the most important kind of information is what we call a meme. A meme is a contagious idea that basically is transferred from person to person. So it's an idea that you hear that becomes so compelling that you want to share it with someone else. And then they want to share it with someone else, and they want to share it with someone else. And then all of a sudden, the whole world is excited about this concept or this idea that never existed prior to, its creation. With Occupy Wall Street, it was exactly the same thing. No one had, it was an idea that was so contagious that it spread so quickly that the society couldn't react. It didn't, one minute there was no Occupy Wall Street, and the next minute there was 1,000 encampments all around the world. These are the most important kind of information that you want to learn how to develop are these memes, these contagious ideas. Tra tutti i tipi di informazione, quella più importante che vogliamo sviluppare è il cosiddetto meme. Cosa significa questo neologismo? È un'idea contagiosa.
un'idea che si trasferisce da persona a persona, è un'idea che ti prende così tanto che vuoi condividerla con qualcuno, e passando di persona in persona, da un momento all'altro l'idea ha contagiato tutto il mondo, e questo è molto emozionante. Con Occupy Wall Street abbiamo fatto esattamente questo. L'idea era così contagiosa che si è diffusa con tale rapidità che la società non ha potuto reagire, e quindi noi riteniamo che la informazione più importante di tutte da sviluppare sia proprio questa, il meme. And the reason why these memes are so disruptive is because they flow in unpredictable ways. So if you think about information as like a series of roads, most information is supposed to flow in a top-down way. That's how our society has been created. So you have television stations and newspapers at the top, and they flow the information down to the people, right, who have no real, they have no real platform to speak and as such to such a wide audience as, you know, newspapers and mass media. What memes do is they kind of short circuit that, and they allow you, and they transmit kind of sideways and bottom up, peer to peer, or across social divisions. These are the kind of ideas that are the most powerful, these contagious ideas that flow unexpectedly throughout society. E la ragione per cui possono essere così prorompenti questi meme è che esse scorrono in maniera imprevedibile, diversamente dalla maggior parte delle informazioni, che invece normalmente seguono un movimento dall'alto verso il basso. In alto siamo abituati ad avere i giornali, i media, che trasmettono verso il basso alla gente, la quale non dispone veramente di una piattaforma per parlare. Invece il meme, questa idea contagiosa, si diffonde lateralmente o addirittura dal basso verso l'alto, e questo è imprevedibile per la società. In the most powerful memes, of course, are the ones that get people to act together in unison, and to act in, whether it's to protest or to act in politically disruptive ways like voting for the opposition party. And so the trick is to kind of create these ideas that target people's imagination, that create an alternate version of reality, kind of like a fictional alternate version of reality that inspires new kinds of political interventions and actions. And that's basically what Occupy Wall Street was. It was a contagious idea that influenced people's imagination. E i meme più potenti sono quelli che fanno agire le persone, fanno sì che esse si mettano assieme, e che sia per proteste o per azioni politiche di altra maniera. Quindi si tratta della creazione di idee che possano stuzzicare, colpire l'immaginazione, che possano dare una visione alternativa della realtà per ispirare nuovi interventi. E Occupy Wall Street ha fatto fondamentalmente questo. Memes are only effective, though, if they can bring people from online to offline. If you keep the ideas online just circulating as kind of jokes and these kind of things, it has no real political potential or impact. So the goal is to create these ideas that get people to act in unison in the streets together. And that's kind of the key idea. There's a... The context of this whole situation, basically, as I said, is there's basically a large number of people around the world who are ready to rise up. They want a different world, but what they don't think is possible, they don't think it's possible to change the world. So the trick is to tap into this kind of simmering unrest around the world and create ideas that mobilize people, inspire people. Chiedo scusa. E un meme può avere efficacia soltanto se fa sì che le persone da passive diventino attive, perché se si limita solamente a delle barzellette che vengono fatte girare di bocca in bocca, allora non c'è un vero potenziale politico. Quindi l'obiettivo è di creare idee che spingano la gente a scendere in strada e quindi ad aggregarsi. Questa è l'idea fondamentale, perché la gente è pronta a sollevarsi, la gente vuole cambiare il mondo, ma normalmente pensa che ciò sia impossibile. Quindi questa è la sfida più grande, riuscire a ispirare le persone. So that's the basic theoretical model for how Occupy Wall Street was started and how we want to start and how we will continue to do future movements is basically these contagious ideas. But I want to talk a little bit about the limitations of Occupy Wall Street and maybe why the movement didn't succeed in what it tried to do. And then from there I want to take questions
from you all and talk about your, you know, your questions. So, Occupy Wall Street reached global prominence within about 28 days. It went from, you know, zero to 50% of all of America hearing about this meme within 28 days. But it was based on a series of kind of strategic assumptions that I think need to be challenged. Quindi questo era il modello teorico su cui si è basato Occupy Wall Street e anche il fondamento teorico su cui pensiamo di poter continuare con movimenti simili. Ora vorrei però parlare dei limiti che ci sono stati di Occupy Wall Street, spiegare perché non ha avuto successo e poi vorrei raccogliere domande da parte vostra e rispondere. Ora, Occupy Wall Street è diventato qualcosa di un fenomeno globale nell'arco di una ventina di giorni. Siamo passati da zero a 50% della popolazione in America che conosceva il nostro progetto, che ne aveva sentito parlare in appena 28 giorni. Tuttavia, i presupposti strategici del movimento devono essere messi in discussione. And the main strategic assumption that we made, and I think this is something that most people, you know, in America believe to be true, is that if you created a social protest movement in which the majority of people were taking part in and speaking in unison and making unified demands, then the government would respond. And that they would kind of concede to your demands and that change would happen. The problem was that, of course, that didn't happen. They kind of waited us out. So that the movement peaked, and then because it wasn't able to force any sort of change, it kind of died down. So this is the main problem with memes, of course, is that they're very exciting in the beginning, but they kind of can fade away. Il problema principale di questi presupposti era che moltissimi in America ritenevano che se avessimo creato un movimento di grande portata che potesse farsi sentire, il governo avrebbe risposto in una qualche maniera e ci sarebbero stati dei cambiamenti, ma il problema è che ciò non si è verificato. Il governo semplicemente è stato lì ad aspettare fino a quando il movimento, dopo aver raggiunto un picco, si è sfaldato, perché non siamo riusciti a costringere il governo a effettuare dei cambiamenti. E questo è il problema che si può riscontrare anche con il meme, che ha la tendenza appunto ad amplificarsi e poi a perdere vigore. So one of the things that we're discovering is that social media is very good for starting a movement and sparking a protest, but that it over time becomes detrimental to the social movement. So it's kind of a double-edged sword. If you take the example of Occupy Wall Street, in the very beginning it was exciting and it was everywhere and it drove people into the streets and they wanted to be part of this movement. But over time, the Occupy Wall Street started to look better online than offline, so that you would go to the Occupy Wall Street Facebook page or the Twitter, and it would look more exciting online than offline. And so that was kind of the death of the movement, because people obviously preferred to stay online rather than go into the streets. So there's a balance. You have to use the social media to spread your ideas in the beginning, but you have to be able to transition towards offline. You have to bring people offline and kind of stay offline. Quindi nella mia esperienza posso dire che i mezzi social network sono ottimi per dare il là, per attizzare, dare l'inizio alla situazione, ma col tempo diventano anche dannosi, quindi è un'arma a doppio taglio. E infatti abbiamo visto che con Occupy Wall Street all'inizio c'è stata molta emozione, molta eccitazione, la gente effettivamente si radunava, voleva far parte di questo movimento, ma poi col tempo la gente è rimasta più online che offline e quindi si è messa a twittare, a stare su Facebook, preferiva naturalmente stare su Facebook piuttosto che scendere in piazza e quindi questo è l'obiettivo, far sì che la gente non si limiti a stare in rete, bensì agisca concretamente. So the question is, how do you, you know, moving forward, what have we learned from Occupy Wall Street and how are we going to kind of change how we work? And I think that the main thing that we're trying to do now is figure out how to mobilize people for short periods of time to achieve specific goals.
I think one of the main problems is that no protest can last forever. No one can stay in the street protesting forever. And so you have to have a very quick duration of about 28 days before you basically declare victory or loss. And so you have to kind of achieve your strategic objective very quickly when you use social media, because over time it becomes detrimental. Quindi io ritengo che per rispondere alla domanda come possiamo ripartire dall'esperienza di Occupy Wall Street e andare anche oltre, come possiamo cambiare il mondo? La questione più importante, il punto più importante è riuscire a mobilitare le persone in tempi ristretti per degli obiettivi specifici, perché nessuna protesta dura per sempre. Noi abbiamo 28 giorni dopo i quali una vittoria si trasforma in una sconfitta, quindi dobbiamo riuscire a raggiungere un certo obiettivo, a mobilitare la gente rapidamente e quando ci avvaliamo dei media sociali. So the three things for the three basically messages for the youth in this room is that you have a disproportionate political impact. We're in a moment where the balance, where you actually have more power than your age group has probably ever had before, but you have to be very smart in how you use that power, because it's a double-edged sword. The social media is very exciting, but it also comes with its own consequences. So you have to learn how to create these kind of contagious ideas that get people to dream again, and focus on changing people's imagination of what's possible and what can happen. Then you perfect how to distribute these ideas via the social networks in a way that brings people on into the offline. And the third is you try to connect these memes to the larger socio-historical context of what's going on right now. The larger, you know, all over the world there's youth who are upset about the political future. So you try to tap into that larger global moment. And that's why Occupy Wall Street was able to explode so largely, is because it resonated with people globally. So you create ideas that resonate, you create ideas that are contagious, and then you create ideas that get people to come together in the streets and to achieve a very specific goal as quickly as possible. Quindi ritengo che ci siano tre messaggi principali che vorrei dare in conclusione. Il primo è che al momento voi avete nelle vostre mani un potere politico sproporzionato rispetto al passato. Non avete mai potuto avere un'influenza così grande sulla politica prima di adesso. Tuttavia dovete essere scaltri, dovete essere abili, perché si tratta di un'arma a doppio taglio. I social media sono sicuramente qualcosa di molto emozionante, ma non sono privi di conseguenze che possono essere dannose, e quindi è necessario far sì che la gente sogni nuovamente, che capisca ciò che è possibile ottenere, e poi bisogna riuscire anche a far agire direttamente, trasformare, portare le persone da online a offline. A questo bisogna aggiungere che è necessario stabilire delle connessioni socio-storiche con la situazione attuale, perché in tutto il mondo oggi la gente è turbata, è preoccupata per il futuro, e Occupy Wall Street forse non è riuscita in questo obiettivo. Noi dobbiamo quindi creare queste idee contagiose, dobbiamo aggregare per un obiettivo specifico in tempi rapidi. That's the main kind of overview that I wanted to say, and I want to now take your questions, because I'm interested in your perspective as high school students in Italy. This is my first time in Italy, and we can talk about anything you want, from clicktivism to Occupy Wall Street and the use of social media. Bene, questo era fondamentalmente quello che volevo dirvi. A questo punto sarò lieto di rispondere alle vostre domande. Mi interessa sentire le vostre domande e che cosa hanno da dire degli studenti liceali, degli studenti di scuola superiore italiani, perché è la prima volta che vengo in Italia. Potete chiedermi quello che volete, da Occupy Wall Street ai social media, come volete.
Ringrazio davvero Mihawai per la bella illustrazione della, dell'opportunità che ci ha dato e dell'opportunità che hanno soprattutto i ragazzi di utilizzare questo nuovo strumento per poi fare aggregazione, non rimanere chiusi ognuno nella propria casa. Io vi inviterei davvero ad accogliere l'occasione per esprimere le vostre perplessità e farvi chiarezza. Per questo ci siamo organizzati, abbiamo due microfoni, non c'è bisogno che voi veniate qua per fare la domanda, alzate la mano e vi portiamo il microfono. Il giorno della fondazione del movimento, precisamente cosa volevate ottenere? Il giorno della fondazione del movimento, precisamente che cosa cercavate di ottenere come rivolta? That's a good question. We started with a very specific goal. So the political situation in America is very difficult right now for democracy. In 2010, the highest court in America declared that corporations can give unlimited money to political candidates. And in America, it's known, it's historically true that whatever candidate spends the most money has a 90% chance of winning an election. So if you want to win an election in America, all you have to do is spend the most money. Now, since 2010, corporations can give any candidate as much money as they want. Of course, the richest people in America are corporations. So corporations have an overwhelming influence in deciding who will be elected in America. And so our number one demand during Occupy Wall Street was to get money out of politics. We went to Wall Street because Wall Street is having an undue influence over American democracy, and we wanted to break that stranglehold that money has over our democracy. And what's so interesting, of course, is that we failed. And so it shows you the power that money has, is that even in the face of a social movement in which we had a thousand encampments all over America, every city in America had Occupy Wall Street, and all of them were saying the same thing. But still, our elected representatives were unable to change. U.S. Supreme Court. Corporations can give as much money as they want to candidate. Right. Okay. Quando abbiamo cominciato avevamo un obiettivo molto preciso che si basava sulla situazione politica in America, perché ritenevamo che fosse una situazione molto difficile per la democrazia. Scusate, c'è un rumore forse. Nel 2010 la Corte Suprema degli Stati Uniti aveva stabilito che le corporations, le grandi aziende, potevano finanziare senza limiti i candidati per le elezioni. E sappiamo, è storicamente vero, che in America il 90% delle volte vince le elezioni chi può spendere di più. E quindi le corporations avevano una possibilità immensa, senza precedenti, di influire sul risultato delle elezioni. E quindi noi siamo scesi per strada e abbiamo detto via il denaro dalla politica. Siamo andati a Wall Street perché sappiamo che Wall Street ha un'enorme influenza sulla democrazia e abbiamo perso. Questo dimostra quanto il sistema attuale sia potente. Tutti i nostri rappresentanti, tutti quelli che hanno preso parte al movimento, possono testimoniarlo. Ma concretamente come hai fatto a smuovere tutte queste persone? Cioè, come hai fatto? Okay, I will describe the process by which we did it because it's kind of interesting. Adbusters is a magazine that's been around for 20 years, and so it's kind of known within the American activist scene. It's based in Canada, but it's kind of like a known publication. And so what we did is we created a poster
that was, as I said, very surreal. In the background, you have these kind of protesters coming out of smoke and fog, and there's like a statue of a bull symbolizing Wall Street, and then on top of that is a ballerina dancing. It's like a dream that someone's having. We distributed that, and then with that, we wrote like a simple, you know, 300 words. Words describing, you know, the situation and calling people to gather in Wall Street in tents, to bring a tent to Wall Street. That immediately that idea was coming at a moment of, you know, at that time, the Tahrir uprising in Egypt and also the Spanish acampadas, the Spanish people were coming into the streets. And so the historical moment was very ripe. And as soon as we sent that picture and that text out, then immediately activists in New York City, we were based in Canada on the West Coast and in America, immediately activists on the East Coast took up that call and started organizing for it as their own. So one of the things that's really important is to create an idea and then let go of it, not to control it at all. And so we didn't control how people realized that idea or how they manifested that idea. And then they took the idea, they made it their own. They had these weekly meetings for about 6 weeks, and then all of a sudden they met, they did the action, and it sparked a kind of a moment. We created an opportunity for an accident to happen. And the accident was that the police ended up arresting a few hundred people on the Brooklyn Bridge. And then all of a sudden the whole world saw people getting arrested, protesting for democracy in America, and that's what led everyone else to kind of repeat the tactic, so Occupy spread everywhere. Just one thing I want to make sure. The posters, in the poster, what did you portray exactly? So there were a bull, you said, and a ballerina? Yeah. Okay. And behind is there's protesters coming out of smoke. And then, at the top it says, "What is our one demand?" Bene. Bene, vi descrivo il processo come ha avuto luogo, perché credo che sia interessante. C'è questa rivista Adbusters che è piuttosto popolare da 20 anni circa, la redazione si trova in Canada ma è molto diffusa anche negli Stati Uniti, e noi abbiamo creato un poster dove si vedevano dei protestanti, dei manifestanti che uscivano dal fumo, e c'era un toro, una ballerina, quindi era una immagine sognante, onirica, e noi abbiamo descritto la situazione in questo poster e abbiamo invitato le persone a riunirsi a Wall Street, intende. E l'idea è peraltro coincisa anche con manifestazioni di protesta che avvenivano anche in Spagna. E noi abbiamo inviato questa immagine a New York, noi eravamo di base nella costa occidentale degli Stati Uniti e in Canada, e immediatamente hanno aderito alla nostra iniziativa. È importante anche dire che noi non abbiamo cercato in alcun modo di controllare la maniera in cui le persone avrebbero interpretato quest'idea, come avrebbero deciso di manifestarla, di esprimerla. Per 6 settimane ci sono state delle riunioni settimanali, e questo ha dato il via, ha scatenato un momento, abbiamo creato l'opportunità perché avvenisse un incidente. L'incidente si è avuto quando 200 persone sono state arrestate sul ponte di Brooklyn, e così tutto il mondo ha visto che delle persone in America venivano arrestate perché manifestavano per la democrazia. In maniera tale volevamo dare un esempio affinché anche altri potessero fare qualcosa di analogo. I just want to add something, which is that, you know, the trick is that these ideas, no one controls them, so that's why they're exciting. If you can create an idea that allow infinite possibilities to emerge, then more people will get involved in it because they can make it their own. We let people make Occupy Wall Street their own because we didn't tell them exactly how it had to be. And so it ended up going a direction that we completely didn't expect. And that's I think one of the crucial things is to create ideas that allow other people to make it their own, other people to get involved and to step aside and kind of step back and let it unravel in the way that they want it to, rather than how you intended or wanted to.
E credo che sia importante sottolineare questo punto, che le persone non si sentivano minimamente controllate, e questo naturalmente le emozionava, perché creava tutta una gamma di infinite possibilità, e quindi questo stimola sempre più persone ad unirsi. E noi non abbiamo detto assolutamente a nessuno come sarebbe stato, che cosa avrebbero dovuto fare, anche perché così la manifestazione è venuta in maniera completamente imprevista, e altre persone potevano essere coinvolte in maniere diverse anziché dettare a tutti le nostre regole. Qua. Che cosa ti fa credere che noi giovani abbiamo il potere di cambiare il mondo? Perché, cioè, alla fine ci abbiamo già provato anche con la nuova riforma Gelmini, e oltretutto dei ragazzi sono stati... Vado troppo forte? Ah, ok. Allora, cosa ti fa credere che noi giovani abbiamo il potere di cambiare il mondo? Cioè, noi ci abbiamo già provato negli anni passati con la nuova riforma Gelmini, e oltretutto dei ragazzi sono stati anche picchiati per questo, per manifestare contro lo Stato. Quindi non mi sembra che questa cosa potrebbe funzionare, almeno in Italia non so quanto possa funzionare, perché comunque ci abbiamo provato. In revolution we have a saying that you try and fail and try and fail and try and fail and try again. So the process is one of continual trying and failing. I think what's really interesting is that I'm only interested in campaigns that are impossible or improbable or seem extremely difficult, because those are the ones that are rewarding. I think it's important to know that political change, massive political change, is the most difficult thing possible. So of course it's going to be the thing that it fails most likely. I think that the trick is to base your activism on accurate models for how social change happens. So the reason why protests in the streets didn't work in the 2011-2012 period is because we had this naive notion that if you went into the streets and if you protested in unison, then the police and the government would kind of just listen to you and let you off. And as you say, that didn't happen. They beat us, they tore down our encampments, and they kicked us out of the streets. And so we have to change our strategy. I'll give you a historical example that's kind of interesting, which is that whenever protesters create a new tactic, it always works momentarily because the repressive elements in society, the police, don't yet know how to squash it. And so we see this repeatedly in history. But as soon as they learn how to squash that particular tactic, then they roll it back everywhere at once. This is what happened in 1848 with the barricades. And so I think the only answer is that you have to constantly innovate. It's one of constant innovation and optimism. La storia delle rivoluzioni è sempre caratterizzata da tentativi, fallimenti. Il processo è una continua alternanza di tentativi e fallimenti. È importante sapere che cambiare la politica è difficile, molto difficile, e certamente è possibile anche non riuscire nell'intento. Il trucco sia quello di far credere, convincere le persone che il cambiamento sociale è possibile, e credo che noi abbiamo fallito, come dicevo, nel 2010-2011, perché noi pensavamo di avere una reazione dalla parte delle autorità che non c'è stata. Vi do un esempio storico. Quando dei manifestanti adottano una tattica nuova, questa funziona sempre nell'immediato, perché la polizia, le autorità che vorrebbero sedare queste manifestazioni non sanno come reagire, ma non appena acquisiscono dimestichezza con questa nuova tecnica, ecco che trovano il modo per metterla a tacere. Quindi è fondamentale proporre sempre una costante innovazione ed essere costantemente ottimisti. Okay, over here. Hi, I'm American. Quack. I'm from California,
And we came a little late, so we wanted you to reiterate, hopefully. I'm sorry, but your voice is booming, and it's quite hard to understand what you're saying, okay. At least here. Here, okay. So we hope that you can... We hope you can reiterate how exactly you started, you went about starting the movement. So if you had the idea, and then after, how did you go about spreading the word and starting it? Because we didn't hear that first part. E devi tradurre però per gli altri, devi tradurre per il pubblico. In che modo esattamente avete diffuso le vostre idee quando vi sono venute? Ok, so there is this, one of the things to know is that there's this mass of people, a certain percentage of the world who are upset about the way the world is, and they are in every country. And they're waiting, they're just simmering and waiting for a kind of opportunity to protest and rise up. But they only want to do it when they think that it'll actually achieve something. So this is why a lot of times it seems like people don't care, because they're not protesting, because not because they don't care, but because they don't think that the protest will do anything. This gets back to the question that we just had. And so there is this mass of people, it's millions of people all around the world who are waiting for a good idea. They're waiting for a good idea that they think if they follow that idea, then it will change the world. And so what we did at Adbusters is we pitched that idea to that group by using the symbolism and the words of this kind of some of them are into Anonymous, right? Anonymous is one of these kind of groups that's like this. And so it was pitched to that kind of demographic, and then it was taken up by them because they were excited by it. And so the key, what I would say is that basically imagine that you have in every country in the world 1 million people who are willing to join a protest, as long as they believe that if they join that protest it'll actually change something. So the trick is just to convince people that if they follow through on your protest idea, that it will make the world a better place. As long as you can convince people that it's in their common good or in the common good of their city and their community to go into the streets and protest, then they will. C'è una enorme massa di persone in tutto il mondo che è turbata e che sta aspettando l'opportunità giusta. Ma queste persone hanno intenzione di agire soltanto quando vedono, ritengono che possono raggiungere qualche obiettivo. Per questa ragione molto spesso sembra che non se ne interessino, non perché davvero non se ne interessino, ma perché non credono di poter raggiungere un obiettivo, un obiettivo concreto. Ci sono milioni di persone in tutto il mondo che stanno... Ci sono dei problemi tecnici che stanno aspettando una buona idea per cambiare il mondo. E cosa abbiamo fatto noi con Adbusters? Abbiamo cercato di esprimere questa idea mediante il simbolismo, e questa idea è stata raccolta perché la gente si è emozionata vedendola. Quindi il concetto chiave è: immaginate se 1 milione di persone in ogni paese credesse di poter cambiare il mondo e partecipasse a questi movimenti. Bisogna riuscire a convincere la gente che può agire per rendere il mondo un posto migliore. And so like specifically what happened with Occupy Wall Street is that we put out the idea, and then the people who picked it up first was Reddit. I don't know if you guys know Reddit, but it was the anarchist community on Reddit. But it didn't need to be the anarchist community on Reddit. It could have been another sub-community. There's these all over the world, these communities on social networks. So it's just a matter of kind of pitching to the right community and encouraging them to take it up on your behalf. Because Occupy Wall Street was an all-volunteer effort. We didn't pay anyone. We didn't do any of that organizing that is traditional activism. Reddit? Reddit, yeah, it's a social media, right? It's a just like the color and it, right? That's how you pronounce it. Okay.
Nello specifico, nel caso di Occupy Wall Street, noi abbiamo trasmesso questa idea e i primi a raccoglierla sono stati quelli di Reddit, un social media, e sarebbero potuti essere altri comunque al loro posto in qualunque parte del mondo tramite questi media. E quindi bisogna soltanto riuscire a colpire la comunità giusta, e nel caso di Occupy Wall Street noi abbiamo organizzato tutto in maniera assolutamente non tradizionale per i movimenti di attivisti. Here? Yeah, I'm American too. My question was about the procedure, about the meme. So, of taking inventing an idea and then targeting to people's imagination. And so, don't you think that this procedure would be used from, I don't know, corporation or even governments to control people? So, it's, in my point of view, it's kind of similar, the procedure from the meme and what even we find in advertisement, for example. Prima hai parlato della procedura del meme, quindi l'invenzione di un'idea che ha per bersaglio l'immaginazione delle persone, ma non è possibile che questa stessa procedura venga sfruttata anche da altri, per esempio le grandi aziende, per controllare le persone, esattamente come nel caso dei meme? Right, there is, I think you're correct, but the difference is that the difference between authentic and inauthentic, right? So advertising is an inauthentic. It's inauthentic. It's solely direct. It's solely derived to, no matter what advertisers say, it's simply to make you buy something, right? Whereas a meme, a social movement meme, it actually has an authentic political purpose that goes beyond this. But you're right that the this idea of activism came out of a critique of advertising that we developed at Adbusters, and the core concept basically is that there's a mental environment in our heads, and just like our physical environment can be polluted by toxins in our rivers and oil spills, so can our mental environment be polluted by advertising and commercial messaging. So I think of memes as kind of an antidote to the pollution of our mental environment. Even though it shares similarities, it's different in this because it's authentic and it has no commercial purpose. Which is something that is not normal for our culture. Sì, però c'è una differenza, ovvero sia stiamo parlando di una procedura che è autentica rispetto a un'altra che non è autentica, perché la pubblicità, la manipolazione non sono certamente autentiche, non c'è nient'altro che il tentativo di vendere qualcosa, mentre nel caso del meme di cui ho parlato io si parla di qualcosa di autentico, di vero, e quindi, come ho detto prima, c'è un ambiente mentale, così come ce n'è uno fisico che può essere inquinato per esempio dalle tossine nei fiumi e quant'altro, anche l'ambiente mentale può essere inquinato dalla pubblicità e dai messaggi commerciali, certamente, tuttavia c'è una differenza e nel nostro caso non c'è alcuno scopo commerciale, c'è soltanto qualcosa di nuovo, di autentico, di nuovo per la nostra cultura. Qui volevo sapere come e quanto magari i media, se lo hanno fatto, hanno influenzato negativamente il movimento nell'opinione pubblica. Right. So you have a kind of it's like a race. You have a period of time that varies, that can be very short, where your message is basically okay, so the way it happened, it seems like, is at first Occupy happened and they didn't know what it was, so they scrambled to kind of understand it and explain it. But as time went on, they started to develop their own story of what it was, and they started to develop stories that were negative, stories that you know, even my mother would say to me, oh, but I heard that the camps are so dirty, that the people are getting sick in the camps. That's one of the stories that the mass media made that was very effective for shutting down the Occupy camps. So it's a war of people's imaginations, because most people probably didn't even go to an encampment,
Right? So they were told on one side, oh, it's a beautiful experience of democracy with general assemblies and consensus-based decision making. And then on the other side, they were told, no, no, it's a scary place with drugs and people getting hurt and diseases. And so I think I think Occupy was won or lost within 28 days, and that the rest was just kind of the fallout, the continuing fallout of the movement. And part of that is because after that 28-day period, then the media started to tell kind of negative and dark stories. But you know, one of the things that was never really told about Occupy Wall Street is that, you know, it had a profound impact on the traditional left in America, because all of a sudden this protest was happening that they didn't organize, these professional leftists. And there's a lot of people in the media, like professional leftists in the media also, who started sending emails to these occupiers trying to tell us what we should do and convince us what we should say. And so you're right, there's a war of information that happens on both sides, trying to convince people, oh, what is the meaning of this thing? Because it's completely uncertain. No one knows what it is, because it's an undefined experience. But I think that the trick there is that the media lies, and the media is never your friend, and it will always function to destroy movements. And that's why creating our own kind of media was so important, our own live streams, our own Twitter accounts, and these kind of things. Sì, di solito c'è un breve periodo di tempo nel quale il tuo messaggio viene trasmesso e poi i media se ne occupano. Inizialmente i mass media non sapevano minimamente che cosa fosse Occupy Wall Street, poi col tempo hanno cominciato a sviluppare le loro storie, normalmente negative. Per esempio mia mamma mi ha detto, ma ho sentito che nei campi è tutto sporco, mamma mia, e queste storie che venivano mandate, fatte girare, erano molto efficaci. E molte persone in effetti non erano mai state nei campi, non avevano mai visto questa situazione, e quindi c'erano due narrazioni, due storie ben diverse. Da un lato c'era chi diceva è una straordinaria esperienza di democrazia, dall'altro c'era chi diceva è un qualcosa di spaventoso, gira droga, ci sono percosse, malattie. E Occupy Wall Street è durata solo 28 giorni, poi ci sono stati i postumi di questa esperienza, e dopo 28 giorni i mass media hanno cominciato a raccontare delle storie oscure sul nostro conto. Ma una cosa che non è mai stata detta su Occupy Wall Street è che ha avuto un grande impatto sulla sinistra americana storica, e ci sono molti di sinistra nei mass media in America che ci hanno poi contattati, ci hanno inviato delle email. Quindi sì, c'è stata una guerra delle informazioni, perché non è, è abbastanza incerto che cosa sia stato esattamente questo movimento. E secondo me il punto fondamentale è che i mass media mentono, non sono mai tuoi amici, cercano sempre di distruggere i movimenti, e per questo noi ci siamo creati i nostri mass media su Twitter e quant'altro. In Italia abbiamo un movimento che è anche andato in politica, il Movimento 5 Stelle. Ci sono dei parallelismi con il vostro movimento Occupy Wall Street? È destinato a riuscire nel suo intento? Oppure crollerà in 28 giorni, oppure in molto più tempo come il vostro? Grazie mille. L'ultima parte, perché c'è un po' di rimbombo, abbiate pazienza. L'ultima parte dopo il 5 Stelle. La seconda domanda era... In Italia abbiamo il Movimento 5 Stelle, abbiamo. Riuscirà negli intenti o fallirà come il vostro movimento Occupy Wall Street? Okay, I think the Five Star Movement is very important. Thank you for asking. I think that we are learning in America very much from the Five Star Movement and your experiences here. One of my hopes is to encourage the Five Star Movement to expand to America, precisely because I think that it has a kind of solution to a problem that we have in America. Just a
difficult to follow you because it's okay. Negative. Okay. So can you please repeat it? Okay. Sorry, start at the beginning? Pardon? Start at the beginning? Yeah. Okay. So the Five Star Movement is a very important inspiration for us moving forward because it was able to mobilize people and win electoral victories, which is the one thing that Occupy Wall Street, I think, needs to do moving forward. I'm specifically interested in trying to figure out what an American Five Star Movement would look like, how to bring the Five Star Movement to America. This is something that I'm interested in and trying to work on. I think that we're in this moment, you know, we're in a global political moment where the question is really, will a people's movement, who will be the first people's movement to win elections in multiple countries? This is the challenge. The challenge isn't simply to become a opposition party in Italy, but instead to become an opposition party globally. I think that if the Five Star Movement wants to escalate or reach the next level, then I would say that they need to win elections in multiple countries. And this is something that I'm very excited to work on. And there's other parties too, like the WikiLeaks party in Australia, the pirate parties of Germany. These are all prototypes for what could be the future of politics, which is global opposition parties that are present in multiple countries and win elections in multiple countries. Il Movimento 5 Stelle è stato un'importante fonte di ispirazione per noi perché è un movimento che è riuscito a mobilitare tante persone e anche ad ottenere il successo elettorale, cosa che invece Occupy Wall Street non è riuscita a fare e che dovrebbe cercare di fare nel futuro. E quindi io spesso mi sono chiesto come dovrebbe essere un Movimento 5 Stelle in America e ci sto pensando, ci sto lavorando. Ora credo che il punto principale, la domanda principale è chi sarà il primo movimento popolare a vincere le elezioni in più paesi a livello internazionale, perché un movimento come quello 5 Stelle dovrebbe essere non soltanto nazionale ma globale. E questo pensiero mi emoziona. Vedo che ci sono esperienze analoghe in Australia e in Germania che illustrano i prototipi di come potrebbe essere la politica del futuro. È importante che ci sia un movimento che possa vincere le elezioni in più paesi. Over here. You said that an efficient means of activism would be to concentrate on specific objectives. So I wanted to have an example of what can be achieved as a specific objective. Hai menzionato prima il fatto che bisogna focalizzarsi su degli obiettivi specifici. Ci potresti fare un esempio al riguardo? Well, I think there's a balance between creating a specific goal and allowing the movement to spiral in its own directions. Because I think traditional activism is oriented around very specific objectives, and I think that I agree with you that we need to achieve a kind of certain goals, but it's also at the same time you can't control how things play out. That's the kind of game that you play. You create these ideas, but you can't control how they necessarily play out. So I think that in America, we are very interested in how to win an election. That's the question that we're trying to answer. But I think that the way to win an election might be not to focus on the specifics of who should win, rather that it should just be a populist party, a left-right party, and stay away from the specifics of who should win. So I think, you know, the whole question of specific demands was one thing that they used against Occupy Wall Street, but
The alternative would have been worse. Imagine a movement where there was one person or a group of people just dictating to everyone what the demand should be, and it would have never spiraled to the degree that it did. It was that feeling that that everyday people could change the direction, that even though, you know, Adbusters created Occupy Wall Street, that, you know, people in Oakland or Berkeley or San Francisco could change entirely the direction of where it went, and that's what happened. And so I think it's a give and a take. It's like herding cats in a weird way. You want to move towards a specific goal without trying to define it too closely. Credo che ci debba essere un equilibrio tra la creazione di obiettivi specifici e consentire al movimento di intraprendere le più varie direzioni, perché l'attivismo tradizionale si è sempre concentrato su obiettivi molto specifici, e sì, sono d'accordo che dobbiamo raggiungere degli obiettivi, ma non possiamo controllare la maniera in cui il movimento si svilupperà. Io penso, per esempio, che negli Stati Uniti ci sia molto interesse su come vincere elezioni, ma forse non ci si concentra abbastanza su chi debba vincere le elezioni, se sia un partito di sinistra, un partito populista, eccetera. Quindi sì, questo noi l'abbiamo preso in considerazione quando abbiamo creato Occupy Wall Street. Credo che tuttavia l'alternativa sarebbe stata peggiore. Immaginiamo se ci fosse stata una persona che avesse dettato le regole. Invece no, l'idea di base era che ciascuno potesse avvertire di avere la possibilità di cambiare la direzione del movimento. Qualcuno poteva andare a Berkeley o San Francisco e cambiare effettivamente la direzione, la rotta. Quindi sì, ci vuole un movimento che abbia qualche obiettivo specifico, ma è pericoloso ed è difficile spingersi troppo oltre. Qui. Una cosa che mi aveva molto colpito fu il fatto che c'è una grande differenza di potenzialità tra una ragazza o la mia generazione e quella di solo 10 anni fa. E quindi volevo chiederti, la nostra generazione sarà forse ricordata molto più che per internet, ma proprio per l'utilizzo dei social network. Allora, la nostra possibilità di adesso di influire nella politica si basa tantissimo e forse anche solo su questo, o c'è anche altro? Le nostre potenzialità della nostra generazione di influire fortemente nella politica si basano solamente sull'utilizzo dei social network, o c'è anche altro? I think it's a combination of this kind of rapid technological advance that has unexpected and unknown political consequences. I don't think that anyone really understands what the consequence of having the internet will be. So one specific example that I've started to work on is that, you know, the internet allows you to email and communicate with anyone. So this is kind of a strange idea, but if you think about it, you think about the hardest person possible to email, who would that be for you? And then you go and search for their email address, you can actually find it, right? So George Soros, I found his email address, or Michael Bloomberg, these are all people that are important. And so that is an example of how that doesn't involve social networks. That's just the use of email to communicate with people that normally you would never be able to talk to. And so that has a disproportionate political impact. It has an unknown political impact that you would be able to email, you know, the prime minister or his advisor and stuff like this. So I don't think we know what the political impact of the internet will be. I don't think that social media is crucial. I think the internet is more than just social media, and social media might not end up being the most important aspect of it. It might be a technology that's not yet invented. You know, it's, you know, when Occupy Wall Street was created, we didn't really even have Google+. And so there might be new social networks that would arise, or new kinds of technologies. But basically behind all of this, what's driving this moment of opportunity is because the old models are breaking down. The economic crisis, the ecological crisis, and a kind of spiritual crisis are forcing
new ideas to the front because people are looking for alternatives. And so I think it's a combination of the historical moment that we're in, which is kind of the end of capitalism or the end of the nation state model, combined with these technologies of communication that have impacts that we don't even understand. Another impact that we don't really understand is the ability to communicate simultaneously globally. That's also another thing that doesn't involve social media, but simply the ability to do video chat simultaneously globally. What is the political impact of that? I don't think we even understand. So we have instantaneous communication and the ability to communicate with anyone, the ability to do live translation. All of these things are creating a situation of explosive potential. And that's why, I mean, it's very easy to say that tomorrow there could be a protest that would emerge from a country, you know, emerge from China and suddenly spread to every single country in the world, just like Occupy Wall Street. It's completely unpredictable. And we have no idea what the impact of that would be. So I think it's that we're in a moment where suddenly ideas can be taken up and they can be spread and that we don't, and that they become uncontrollable and they viral. And so it has to do with both the historical context that we're in, but also these technologies that we don't fully understand yet. Credo che sia una combinazione di questi sviluppi tecnologici imprevisti e non conosciuti hanno avuto delle conseguenze politiche. Nessuno, per esempio, poteva capire che ruolo avrebbero potuto svolgere. Per esempio, soltanto con l'accesso a internet, non sto parlando dei social network, dei social media, è possibile raggiungere per posta elettronica, comunicare con qualsiasi persona. Si può cercare una persona, anche qualcuno di importante con cui non sarebbe stato possibile mettersi in contatto, come il primo ministro, un suo consigliere, e mandare un'email a questa persona. Quindi questa potenzialità aumenta terribilmente l'impatto politico potenziale. E per quanto riguarda i social media, credo che non siano cruciali. Internet riguarda ben di più dei social media e probabilmente in futuro ci potrebbero essere delle altre tecnologie che ora non possiamo immaginare. Per esempio, all'epoca di Occupy Wall Street non c'era ancora Google+. Quindi è un'opportunità, a questo va aggiunto che c'è una grande opportunità perché tutti i modelli storici stanno crollando, c'è una crisi ecologica, finanziaria, spirituale, la gente cerca delle alternative e si è capito che siamo arrivati alla fine di modelli passati come quello dello Stato nazionale e ci sono quindi delle enormi probabilità, oggi potenzialità. Oggi poi è possibile comunicare con moltissime persone contemporaneamente, per esempio in videoconferenza, e tutte queste cose naturalmente stanno creando un potenziale esplosivo. È facile dire oggi che ci sarà un movimento nel futuro, per esempio in Cina, che possa spargersi a livello mondiale. Noi non abbiamo idea di quale sarà l'impatto di un movimento del genere. Quindi sì, si tratta di un contesto storico e della presenza di queste nuove tecnologie che ancora non comprendiamo completamente. Avete detto che è la prima volta che venite in Italia, giusto? Yes. Perché proprio accento? I'll tell you, she said. I was invited to come to this beautiful city. I think that it actually connects to a larger question, which is that after Occupy Wall Street, I moved from Berkeley, which is a major city. I don't know how large, equivalent to Milan or something like that, to a small town on the Oregon coast with a population of 271 people, a rural town where people hunt and fish and log trees. And so I think that I'm interested in the political potential of non-urban spaces or smaller cities. I think ideas emerge from the edges, not from the main places. And so
this privileging of the large cities as being more important culturally is wrong. I think that the next social movement or the next protest movement could come from Cento. You don't know. It could happen. Sono stato invitato a venire in questa bellissima cittadina, ma è interessante che la cosa si può connettere a un livello maggiore, perché quando abbiamo avviato Occupy Wall Street, noi siamo passati da Berkeley, che è una città grande, non so di preciso quanto, ma diciamo paragonabile a Milano, e ci siamo spostati invece in località ben più piccole di cacciatori, pescatori, e insomma credo che sia importante notare che il potenziale politico riguarda anche le piccole città. Non è più un privilegio delle grandi città, questo dobbiamo relegarlo al passato. Quindi chissà, forse il prossimo movimento politico potrebbe nascere qui a Cento. Bene. Altre domande? Accenda, c'è il tastino. On. Bene, direi che non ci sono altre domande. E chiudiamo questa mattinata ringraziando davvero il nostro ospite, Mihao Ai, che ha accettato di venire a Cento per noi. Che ci ha portato la sua esperienza e la sua profonda riflessione sulla società di oggi, che vedo che può essere sviluppata anche da voi, perché avete davvero interagito e approfondito la questione. Ringrazio l'interprete per il grosso e importante lavoro che ha fatto. Gli studenti, voi studenti che avete partecipato, e la cittadinanza. Vedo i piani superiori. E vi aspettiamo nel pomeriggio. Vi aspettiamo nel pomeriggio con gli altri ospiti del Festival Internazionale, Lee Marshall e Carlo Ciurlo, che parleranno del giornalismo in provincia. L'incontro si svolgerà a Casa Pannini alle ore 18 e poi vi aspettiamo da mercoledì in poi alle ore 21 con la proiezione di documentari su varie realtà del mondo in un bellissimo salone che ci ha messo a disposizione la Cassa di Risparmio di Cento in via Guercino. Grazie a tutti per la partecipazione.